Player trading e Inter, una parola, un concetto che è diventato d'attualità ormai, quindi anche all'interno del mondo Inter. Questa è la seconda parte di un approfondimento sul player trading che stiamo realizzando. Mi raccomando, è importante che se non l'avete già visto, dovete assolutamente recuperare la prima parte in cui spieghiamo che cos'è il player trading. Oggi, Alessio, in questo nuovo contenuto andiamo invece ad approfondire ed entriamo proprio nel mondo Inter. Perché? Perché l'ultima estate che abbiamo commentato dal punto di vista del mercato è stata un'estate molto movimentata. Oggi tanti tifosi dicono non possiamo più pensare di vendere, dobbiamo necessariamente rinforzare ulteriormente questa squadra. E non solo, la realtà invece, Alessio, è che, come ci dirà poi in maniera più approfondita il nostro Stefano, Inter e player trading possono convivere probabilmente. Che dici? Esatto, rispetto al precedente video che era una parte un po' più teorica, adesso andiamo nella pratica che magari diverte un po' di più i nostri ascoltatori, parlando dell'Inter specificatamente, che cosa ci dirà il nostro Stefano? Ci dirà che il metodo del player trading, diciamo che non è un metodo da ridurre a una crisi finanziaria, a un modello da seguire se si è dei piccoli club, ma che invece può portare in alto anche top club, che diversi top club lo stanno attuando e che quindi l'Inter probabilmente sta seguendo la strada giusta. Assolutamente sì, e parlando appunto di pratica, abbiamo fatto anche dei nomi di mercato molto molto interessanti, quindi mi raccomando, mettetevi comodi, seguite tutto questo contenuto. Vi lascio alla nostra seconda parte della chiacchierata con Stefano Perna e vi auguro una buona visione e buon ascolto. Stefano, noi nel mondo Inter, come dicevamo, allora il momento storico che stiamo vivendo adesso è comunque positivo. Arriviamo anche da un trofeo fresco di conquista, però se torniamo indietro di qualche mese, l'estate è stata un'estate molto, molto tormentata. Per questo, nella prima parte del nostro contenuto, ti chiedevo anche come viene visto all'estero anche questa metodologia di lavoro del player trading che sta diventando appunto necessaria ormai. Per tutti i club e anche per club dalla grande tradizione storica come l'Inter. Quindi io ti chiedo, dal tuo punto di vista di teorico del player trading, cioè dell'aver formulato questa teoria, se riguardi all'estate nerazzurra, con le cessioni che sono state fatte, in particolare quelle di Hakimi e Lukaku, poi escludendo da questa discussione anche l'addio di Conte, traumatico, il caso Eriksen che ha tutt'altra natura rispetto appunto al player trading, ovviamente. Però, come giudichi secondo te un tuo flash a livello generale il mercato che ha intrapreso l'Inter? C'era bisogno di raggiungere un determinato obiettivo economico, si è ricorso a delle cessioni e poi sono stati fatti dei nuovi investimenti, ecco. Allora, andando ad analizzare, diciamo, a ritroso quello che fondamentalmente era stato fatto durante il mercato estivo, ovviamente la squadra sembrava uscita indebolita, parlando ovviamente dall'aspetto prettamente tecnico, perché ovviamente una cosa avere Lukaku, una cosa andarlo a rimpiazzare con Dzeko, un signor calciatore, ovviamente niente a che vedere con il belga, e di conseguenza la stessa cosa era stata fatta anche con Dumfries e con Calhanoglu, andando a rimpiazzare tra parentesi Hakimi ed Eriksen, perdono. E questo tipo di circostanze e situazioni ci ha dato l'opportunità, tra parentesi, di andare a capire che poi questo tipo di attività forzata, che poi tra parentesi il ricavato di quei soldi non è servito per andare in maniera diretta e chiara ad andare a rinforzare la squadra, ma è servito per andare a risanare i conti del club, ha avuto anche un senso, perché poi tra parentesi, se andiamo ad analizzare quanto è stato investito per andare ad acquistare Lukaku e quanto è stato investito per andare ad acquistare Hakimi, volente o non dolente, è stata innescata una dinamica di player trading, quindi di vendere tra parentesi a poco, nonostante i calciatori erano stati pagati a cifre importanti, ma rivenduti ancora a livelli economici ancora più importanti, ha dato quindi l'opportunità al club di riuscire a generare delle plusvalenze fondamentali che hanno consentito, tra parentesi, andando a mantenere la stessa competitività senza, tra parentesi, andare ad accusare il colpo più di tanto, perché poi se andiamo ad analizzare ai risultati prettamente sportivi, il club quest'anno ha passato dopo tantissimi anni la fase a girone di Champions League, cosa che a regime della rosa con tre elementi citati precedentemente non è avvenuta. Questo già ti fa capire che fondamentalmente questo tipo di discorso e situazione non deve essere considerato un male se poi i risultati sono questi, perché poi parliamoci chiaramente, l'Inter ha un piede e mezzo dentro la vittoria dello scudetto anche di questa stagione, a meno che di cataclismi, di situazioni e di circostanze clamorose,
Non vedo una rivale accreditata che possa mantenere quel livello e quella competitività che hanno i nerazzurri. Questo già ti fa capire che già da questo punto di vista, andando ad analizzare tutto quello che è venuto l'anno scorso con quei tre elementi e quello che è venuto quest'anno con questo cambio, anzi si è anche migliorato perché hai passato la fase a girone di Champions e niente ti è precluso. Tutto, scusate, di questi tempi con quello che ovviamente il calcio mondiale si sta abituando con le sorprese come quelle che è avvenuto l'anno scorso con il Chelsea, con una realtà che aveva, tra parentesi, rivoluzionato la rosa in estate e insperatamente si è trovato tutto il d'Europa. Questo ti fa capire che già se andassimo ad analizzare in questo tipo di contesto, tirando una linea, già il risultato sportivo, nonostante queste cessioni forzate, è stato superiore. Quindi questo cosa ti fa capire che fondamentalmente questo tipo di attività messa a regime, messa in tipo di contesto e di circostanza tale che possa dare l'opportunità alla squadra di andare quasi sempre ad autorigenerarsi, non vieta di riuscire, tra parentesi, a migliorare di anno in anno le proprie prestazioni sportive. E questo ci dà l'opportunità anche di andare a capire, di andare a vedere quello che poi, tra parentesi, parecchi contesti, parecchie realtà hanno fatto anche forse in contesti sportivi momentaneamente inferiori, però probabilmente storici paragonabili all'Inter, come ad esempio potrebbe essere il caso dell'Ajax. L'Ajax era una squadra che fino a qualche anno fa era finita nell'anno nominato, era appunto una squadra tra parentesi media, anche forse di meno del contesto calcistico europeo, era diventata una realtà anonima, ma andando a costruire un certo tipo di rete di scouting differente e quindi andando a innescare un altro tipo di player trading, è riuscito, tra parentesi, a fare un certo tipo di progetto e di circostanza di situazione che gli ha dato l'opportunità di cambiare pelle. In che senso? L'Ajax è sempre stato famoso come una grande squadra per la produzione di calciatori propri in casa. Però cosa è successo negli ultimi anni? È successo che fondamentalmente questo tipo di nuovo progetto scouting ha dato l'opportunità alla squadra stessa di non dover andare a svendere per sopravvivere i migliori prodotti del settore giovanile quando riuscivano a raggiungere un certo tipo di livello, ma con l'inserimento di un certo tipo di lavoro di scouting che è stato inserito a metà degli anni 10, quindi se non sbaglio 2013-2014, a andare tra parentesi a fare cassa, quindi andare a generare player trading sugli acquisti dei calciatori presi dallo scouting internazionale, come a suo tempo Davinson Sanchez, Arkadiusz Milik, per fare gli esempi più lampanti, e tra parentesi non essere costretto a vendere a suo tempo i vari De Jong, i vari De Ligt a pochi spiccioli e riuscendo, tra parentesi, a aumentare il proprio livello tecnico, andando a raggiungere la semifinale di Champions League giusto 2 o 3 anni fa e di conseguenza riuscendo ad aumentare la propria capacità tecnica e quindi il proprio livello e, tra parentesi, al momento di vendere i calciatori non li hanno venduti più per quei 15-20 milioni di euro che potevano andare a generare prima, ma li hanno venduti a 95-90 milioni di euro, cosa che, tra parentesi, per una realtà come quella dell'Ajax, al giorno d'oggi gli ha dato l'opportunità di stracciare il girone di Champions con altre squadre, come ad esempio il Borussia Dortmund, che è stato addirittura battuto fuori dalla Champions e retrocesso dall'Europa League, che ha dato quindi l'opportunità anche all'aspetto tecnico di mantenere un certo tipo di tenore e di conseguenza riuscire, tra parentesi, ad assestarsi e diventare un certo tipo di squadra, una realtà nel panorama calcistico europeo. Esatto, esattamente. L'esempio Ajax è molto molto interessante, infatti, da questo punto di vista. Torno però nel mondo Inter, perché abbiamo parlato di Lukaku e all'interno del tuo libro, Stefano, tu, se non ricordo male, parli di in media 3 anni, nel club per raggiungere il valore massimo. Lukaku è andato via prima di questi di raggiungere i 3 anni. Però l'Inter è riuscita ad incassare una cifra importantissima, 115 milioni di euro, record nella storia dell'Inter, se non vado errato anche nella storia del calcio italiano, tra i trasferimenti più importanti nella storia proprio del calcio europeo. E quindi ti chiedo, dal punto di vista della teoria del player trading, l'Inter ha colto il tempismo e la cifra giusta per vendere Lukaku oppure c'erano ulteriori margini? Cosa ne pensi tu, ecco? Ha indovinato il momento anche tenendo in conto che il calciatore andava incontro a un qualcosa che non era né di peso direttamente da lui né dalla competitività, quindi all'età al passaporto. Il calciatore ormai non era più giovanissimo e quindi gioco forza, nonostante tu possa mantenere
un certo tipo di livello tecnico, un certo tipo di prestazioni, quando avanza l'età, automaticamente il valore economico va a scendere, soprattutto perché poi in quella circostanza, in quella situazione, dà l'opportunità a chi va a trattenere il calciatore di avere più forza per riuscirlo a trattenere, ma di conseguenza chi lo vorrebbe andare a comprare, rendendosi conto che si avvicina quindi alla scadenza naturale della possibilità di poter mantenere un certo tipo di livello calcistico, tra parentesi, di dover andare a fare un tipo di trattativa e di negoziazione al ribasso. Quindi questo ti fa capire che poi automaticamente il momento indovinato dall'Inter è stato fondamentale soprattutto da questo punto di vista. E quindi questo ti fa capire che nonostante nella mia teoria si parla di 3 anni, però attenzione, si parla di 3 anni soprattutto per quei calciatori di realtà inferiori, quindi di realtà che possono essere paragonate a club medi come di Serie A, come ad esempio una Fiorentina, come un Cagliari, come un Torino, come una Sampdoria, un Bologna, che tra parentesi dimostra che arrivato a un certo punto, arrivato a una certa circostanza, se il calciatore non lo vendi, pure se cerchi di trattenerlo, all'ora di dover, tra parentesi, dover ricorrere, gioco forza, al mercato, i soldi che magari in prima istanza, in quella stagione X è rifiutato, alla stagione seguente Y non potrà mai e poi mai andare né a migliorare né quasi più andare ad ottenere. Perfetto, Chiarissimo? chiaro. E allora, parlando sempre del mercato estivo che ha fatto l'Inter e dei sostituti che ha preso, quindi Dumfries, Correa, lo stesso Çalhanoğlu, tu Stefano ritieni che quei colpi che hanno fatto Marotta e Ausilio in estate siano stati dei semplici ripari ai danni, diciamo, che aveva subito la rosa dal punto di vista competitivo e tecnico, oppure sono stati effettuati comunque avendo sempre l'ottica della futura plusvalenza, perché comunque Dumfries e Correa, più di Çalhanoğlu, sono dei profili abbastanza giovani, quindi che possono ancora crescere. Senza ombra di dubbio, sono convinto, soprattutto per quanto riguarda il discorso di Dumfries, è stato visto in quest'ottica, soprattutto perché il ruolo del terzino e nel modo in cui il ragazzo sta riuscendo piano piano a prendere il largo è una di quelle posizioni più indicate per andare a fare un certo tipo di ragionamento sul player trading e tra parentesi riuscire a valutare anche in un arco di tempo inferiore rispetto a una posizione di campo offensivo come quella di Correa, che tra parentesi è un tipo di ruolo più facile da coprire e da trovare. Quindi la mossa di andare a investire parte dei proventi sull'acquisto di Dumfries non è stata buttata lì a caso, ma è stata studiata, sono sicuro, dallo staff tecnico nerazzurro, perché tra parentesi, come abbiamo visto anche con altri calciatori che ricoprono quel tipo di posizione, trovare un terzino di un certo tipo di livello, un certo tipo di qualità al giorno d'oggi è un qualcosa di impossibile. Se andiamo a analizzare, adesso andiamo a farlo anche, lo possiamo fare su due piedi, di quelli che sono forse i terzini, sia sinistri che destri, forse più quelli sinistri, che tra parentesi possono essere incisivi a livello internazionale, è qualcosa quasi impossibile da andare a ricordare ed evidenziare su due piedi. Mi viene in mente magari Alfonso Davies del Bayern, mi viene in mente Theo Hernandez, però poi il resto sono tutti calciatori nella media e questo già ti fa capire che un certo tipo di lavoro, un certo tipo di potenziamento e valutazione dell'atleta di Dumfries può dare l'opportunità sicuramente all'Inter anche in breve termine, nel caso in cui dovesse decidere di andare a capitalizzare la sua cessione tra 2 anni, di andare a ricavare sicuramente un certo gruzzolo importante sul mercato che può dare ovviamente l'opportunità di andare ad attivare questo specifico meccanismo e questo circolo vizioso del player 3. Perfetto, e invece proiettandoci dal punto di vista degli acquisti del mercato estivo in generale, c'è qualcuno in Italia nel campionato italiano credi che sia arrivato, come ha fatto Barella qualche stagione fa prima di passare all'Inter, al picco massimo che quindi diciamo abbia superato il suo prestigio, ha superato quello della propria squadra e quindi è il momento di vendere, di trasferirsi in un big club? Dacci un consiglio, Stefano. Uno su tutti, allora, Ammarotta. questo forse è semplice, però credo che già siamo arrivati a livelli extra di quello che poi tra parentesi potrebbe essere il mercato italiano. Stiamo parlando di Vlahovic. Vlahovic ormai ha raggiunto un livello tale che è diventato più importante della squadra in cui esso milita e tra parentesi la condizione tecnica della Fiorentina
non potrebbe neanche consentire alla squadra di andare a capitalizzare come vorrebbe la vendita del calciatore, perché tra parentesi non ha né la forza, non ne ha né la dimensione, non ha neanche la possibilità economica di poter andare a speculare come tra parentesi la condizione meriterebbe. E tra parentesi non dico che deve andarsi a contentare di una cifra inferiore, che si parla di 65-71 milioni di euro, stiamo parlando sempre di cifre rispettabili soprattutto di questi tempi, però a pieno regime, però una squadra, non dico molto, che magari aveva alle spalle un passato come quello dell'Atalanta, 100 milioni non glieli togliva nessuno. Quindi questo ti fa capire che fondamentalmente tante circostanze e situazioni possono andare quindi di pari passo anche con dei tipi di fattori indiretti che non vanno esclusivamente di pari passo con la valutazione diretta e la performance della società stessa. Quindi, da questo punto di vista, possiamo andare a fare questo esempio banale, ma possiamo farne tanti altri, anche in situazioni più piccole, come ad esempio potrebbe essere il caso di Scamacca con il Sassuolo, oppure potrebbe essere anche ancora a un livello ancora più basso e più piccolo di Giulio Maggiore con lo Spezia. Potrebbero essere ad esempio i vari talenti che stanno sbocciando e stanno mettendosi in mostra all'Empoli in questa stagione, come ad esempio può essere il caso di Parisi, come potrebbe essere il caso di Bairami, come potrebbe essere il caso, forse siamo ancora al limite, quello di Viti, il difensore centrale, nel caso in cui ovviamente la squadra, come pare, dovesse mantenere la categoria. Quindi questo ti fa capire che poi, bene o male, ci sono sempre circostanze e situazioni che possono dare quindi l'opportunità di riuscire a trovare il momento giusto di capitalizzazione in quello specifico contesto, ma anche altre squadre, tra parentesi, di un livello competitivo importante, di un livello tecnico superiore e quindi diciamo di una competizione a livello internazionale, hanno degli elementi che magari potrebbero aver raggiunto il proprio picco massimo di valutazione questa stagione, ad esempio come Fabian Ruiz con il Napoli, ma allo stesso Theo Hernandez con il Milan. E queste sono cose che poi tra parentesi danno anche l'opportunità di riuscire a capire che se la strada della plusvalenza, se la strada di andare a generare e mantenere un certo tipo di competitività e di circolo vizioso è puntare appunto sulla valorizzazione di questi calciatori e andarli a vendere, questi due esempi, anche con questi club che sono quasi al livello dell'Inter, potrebbe avere un senso. Ovviamente, soprattutto nel caso del Napoli, potrebbe essere anche più semplice andare a rimpiazzare Fabian Ruiz e tra parentesi andare a trovare calciatori che potrebbero dare l'opportunità alla squadra di trovare appunto due o tre elementi tali da rivalutare anche il parco tecnico della rosa, cosa che magari potrebbe essere più difficile per il Milan, perché ovviamente trovare un calciatore che potrebbe fare la differenza a quel livello come terzino sinistro, magari potrebbe essere anche un attimo più difficile, però ovviamente non è detto. Quindi questo ti fa capire che poi, bene o male, di esempi, soprattutto nel contesto calcistico italiano, ne sono tanti, ne dobbiamo trovare di moltissimi. Hai fatto una serie di nomi e questo conferma ancora di più allora come l'Inter stia effettivamente ragionando sulla teoria del player trading, perché tanti di quei nomi che hai fatto sono nomi che sono effettivamente nel mirino dell'Inter più o meno concretamente già in questa fase, quindi questa è una ulteriore dimostrazione. A proposito di questi nomi, però, Stefano, ti chiedo un flash su un altro nome che tu hai menzionato, un esempio all'interno del tuo libro. Parlo di Milinkovic-Savic della Lazio, che è probabilmente uno anche dei più grandi sogni di mercato di quelli che sono i nostri ascoltatori. Milinkovic-Savic aveva avuto un picco massimo che poi è stato raggiunto, si è tornati indietro. Oggi è in classe 95, quindi ancora relativamente giovane, può ancora esplodere ulteriormente, ha un contratto fino al 2024, si parla di nuove voci di mercato. Io voglio chiederti da questo punto di vista, mettendoti un po' anche nei panni dell'Inter, è secondo te un punto, un momento in cui si può ragionare su un possibile assalto a Milinkovic-Savic? Può essere oggi un affare rispetto al valore tecnico del Io calciatore, oppure è più un nome da top club, o un po' la tua credo opinione su questo che profilo? in un contesto come quello del calcio italiano, e soprattutto in quello che nelle ultime stagioni ha vissuto sia il calciatore che la Lazio, perché parliamoci chiaramente, il calciatore, soprattutto nelle ultime due stagioni, non ha avuto quel picco di rendimento che ha avuto, che aveva avuto qualche stagione fa, e di conseguenza anche il ridimensionamento delle aspettative e delle prestazioni della Lazio, sicuramente al giorno d'oggi non lo vai a pagare quei 100 milioni di euro e rotti che chiedeva Lotito prima del Covid. Infatti si è arrivato anche a rifiutare
quello che so, per quello che ho saputo, per quello che ho avuto modo anche di indagare, le cifre importanti oltre 100 milioni di euro, però sicuramente in questo contesto, in questa situazione, sicuramente un club come l'Inter potrebbe certamente cavarsela almeno con la metà di quella che era stata la valutazione economica fatta in qualche stagione, quindi neanche 70 che parla transfer market, ma io credo sui 45-50 sarebbe un affare per entrambe le parti. Alessio? Chiarissimo. E invece, proiettandoci nella rosa dell'Inter, se al contrario c'è un giocatore all'interno della rosa che ha raggiunto il picco massimo ed è da vendere nella prossima sessione di mercato, secondo te? Andando a fare un ragionamento del genere e andando a analizzare la rosa e quelli che possono essere i vari punti, le varie circostanze che abbiamo toccato nel corso di questa chiacchierata, tenendo in conto la teoria del player trading, sicuramente Lautaro è il nome più indicato per fare questo tipo di ragionamento, considerando che il picco economico raggiunto dall'atleta prima del Covid e anche dopo del Covid è rimasto pressoché invariato. Questo già ci fa capire che i 100 e 120 milioni di euro che erano richiesti nell'estate 2019 e quelli che sono stati richiesti fino a poco tempo fa sono prettamente in linea con la valutazione economica che potrebbe consentire all'Inter di andare a capitalizzare la vendita di un atleta importante per la sua rosa, ma sicuramente non impossibile da rimpiazzare, perché se noi andiamo a fare lo stesso ragionamento che fu fatto a suo tempo quando la dirigente dell'Azzurra andò a ingaggiare l'argentino, potrebbe essere fatto benissimamente con un calciatore che si avvicina molto per lo stile di gioco e credo potenzialmente potrebbe ripetere le stesse gesta. Quindi sto parlando, mi sto riferendo a Kulian Alvarez del River Plate. Quindi questo già si potrebbe far capire che andando a incassare 120 e magari investendone solo 20-25 per Kulian Alvarez, già potresti avere in casa il rimpiazzo tecnico e avere da parte 190 milioni di euro per poter andare, tra parentesi, a rinforzare tutto quello che è collegato al roster della squadra. Chiarissimo, chiarissimo. E infatti è uno dei nomi caldi da tenere d'occhio, nonostante il rinnovo. Da questo punto di vista, anche il rinnovo dell'Inter, tra l'altro, è stato fatto probabilmente anche nell'ottica di mantenere alto il valore di trattativa. Ti faccio due domande rapidissime, per me sono le ultime, Stefano, e ti ringrazio per il tempo che ci stai dedicando. Sicuramente il Covid e gli ultimi 2 anni hanno anche fatto saltare un po' le varie programmazioni di molti club, anche dal punto di vista dei rinnovi. Per questo ci stiamo avvicinando ad un'estate, quella del 2022, che sarà contraddistinta probabilmente da un numero crescente di trasferimenti di calciatori a parametro zero. E quindi io ti voglio chiedere se anche da questo punto di vista ci può essere un'opportunità di andare a prendere dei calciatori per cercare di valorizzarli e fare una plusvalenza proprio appunto sul tema del player trading. Cioè, un esempio che mi viene in mente: in casa Inter al momento hai preso Çalhanoğlu a zero, di sicuro oggi ha un valore nettamente superiore a quello zero che ti è costato in estate. Può essere un'opportunità per i club, secondo te, questa? Può essere un'opportunità, però non deve essere vista solamente come un discorso di andare a battere del 100% i costi, perché dobbiamo considerare che un calciatore di questo livello, e tra parentesi, andarlo a tesserare a parametro zero non significa pagare solamente l'ingaggio, ma se questo calciatore, facciamo un esempio banale, ha una valutazione di 50 milioni di euro di cartellino e il procuratore lo porta tra parentesi a parametro zero, ti devi riconoscere almeno 20-25 milioni di euro di commissione, quindi non è che lo stai pagando proprio a zero, però ovviamente ti dà anche l'opportunità, tra parentesi, di andare a tagliare una buona fetta di quel tipo di investimento che potevi andare a fare per ingaggiarlo dal suo club, però ha certamente un tipo di senso per quel tipo di operazioni che un club potrebbe andare a fare nel suo rinnovamento tecnico stagione dopo stagione. Ovviamente in questo periodo, soprattutto di fronte a una circostanza economica delicata dove non tanti club hanno la grande liquidità per poter andare a investire grandi somme, purtroppo, o forse anche per fortuna per chi ne va a beneficiare, una soluzione importante perché può dare l'opportunità a parecchie realtà di riuscire ad arrivare a quei calciatori che nella situazione economica attuale globale del calcio sono quasi inavvicinabili. Quindi andiamo a considerare su due piedi anche il caso di Donnarumma, ovvero
potrebbe essere il caso più clamoroso degli ultimi tempi, ma facciamo ovviamente un riferimento a quello che è stato il trasferimento e quello che ovviamente avrà pagato il Paris Saint-Germain di commissione a Mino Raiola. Andando a considerare questo, il Paris Saint-Germain sarebbe stato costretto a pagare almeno il 30-35% in più di quello che ha garantito per andare a portare a termine questa operazione. Quindi, da un punto di vista potrebbe avere un senso, però deve essere sempre considerato come un tipo di circostanza che forse, tra parentesi, potrebbe essere anche più dannosa per tutto il sistema calcistico, perché bene o male, quando tu vuoi fare un tipo di investimento del genere, diciamo, a pieno regime, ingaggiando un calciatore da un'altra squadra, quei soldi rimangono nel sistema calcio. Quindi, bene o male, questo può dare l'opportunità a qualsiasi altra squadra di riuscire magari a riportarti anche una parte di quei soldi. Perché facciamo il caso che tu vendi il giocatore X alla squadra Y, la squadra Y incassa tot, però va ad ingaggiare da un'altra squadra dello stesso campionato un calciatore che gioca nella posizione di chi tu, tra parentesi, gli hai privato, magari quella squadra può andare a sbloccare qualche altra situazione che tu hai in piedi e stai aspettando, andando a mettere denaro fresco nel sistema. Cosa che andando a pagare qualche procuratore, di conseguenza, va a portare una grande fetta di questo discorso economico fuori dal sistema, perché ovviamente queste commissioni non è che poi i procuratori vanno a reinvestire all'interno del sistema. Magari possono utilizzare una piccola parte per andare a fare quelle classiche operazioni che vengono fatte dai procuratori sudamericani che vanno a acquistare, tra parentesi, i diritti di compravendita di un atleta, pagando ovviamente il cartellino alla società e avendo i diritti. Però questo ti fa capire che poi ha sempre dei risvolti che magari non possono essere sempre del tutto corretti, fatti ovviamente alla lunga in un certo tipo di contesto calcistico internazionale come quello che stiamo parlando adesso. Molto molto interessante. Io Stefano, allora ti faccio la mia ultimissima domanda e che va a chiudere un po' tutto questo discorso all'interno del mondo Inter partendo, cioè tornando lì dove eravamo partiti. Il nostro contatto, diciamo così, è nato da Marotta, l'amministratore delegato dell'Inter, che parla apertamente di player trading anche per l'Inter. E allora io ti chiedo, un club come l'Inter, in parte ce lo hai già detto, non solo può sostenersi tramite il player trading, ma tu credi possa anche pensare di crescere ulteriormente? Perché il sogno dei tifosi è: abbiamo vinto lo scudetto, non vogliamo fermarci qui, vogliamo andare ancora più su. Quindi, secondo te, è possibile pensare di crescere ulteriormente tramite il player trading? Sì, io credo di sì e credo che sia anche l'unica strada al momento, ovviamente al netto di eventuali cambi di proprietà che al momento non sembrano più alle porte. Quindi, mantenendo questa linea, mantenendo questo tipo di contesto e circostanza, reputo che sia la strategia adatta per consentire alla squadra di poter arrivare quei livelli tanto agognati che di conseguenza spettano e meritano a una piazza come quella dell'Inter. Quindi di conseguenza, come abbiamo già avuto modo di parlare nella prima parte di questa chiacchierata, seguire un tipo di modello, un tipo di progetto come potrebbe essere quello dell'Atletico Madrid, ma potrebbe essere anche visto in piccolo quello dell'Ajax oppure in via intermedia quello del Borussia Dortmund, potrebbero avere un senso, soprattutto perché poi avere alle spalle, e so che l'Inter ce l'ha, una rete di scouting importante, un tipo di lavoro fatto con oculatezza e con ovviamente i giusti tempi, quindi arrivare sempre in anticipo su determinati obiettivi e sapere poi quando c'è la necessità di dover andare a rimpiazzare un calciatore richiesto sul mercato, come andarlo a rimpiazzare, può dare ovviamente soddisfazioni importanti alla squadra. Certamente richiederà forse un po' più di tempo, ma non perché poi a ogni volta che un calciatore viene venduto c'è bisogno di ripartire da zero. E non stiamo parlando di nessun circolo vizioso, di nessun tipo di situazione che deve rigenerarsi, ma ovviamente deve dare l'opportunità alla squadra di riuscire a mettere tutti i tasselli nel posto giusto, anche a costo magari di vendere il lautaro di turno e magari andare a prendere uno migliore di Zeko e mettere il sostituto di Lautaro in campo. Quindi questo deve essere il ragionamento che deve essere, tra parentesi, accettato e compreso dalla piazza. Chiarissimo. Allora Stefano, anche io ti faccio l'ultimissima domanda chiedendoti, quindi diciamo che il player trading può essere il mezzo, se noi seguiamo le famose categorie che tu nomini nel libro, il mezzo per arrivare a essere un club internazionale dal punto di vista
della categoria di compratore, cioè non più legato alla compravendita dei giocatori. E allora ti chiedo se anche in questo, in tal senso, gli stadi, lo sponsor, gli sponsor sempre più importanti e con maggiori ricavi, sono gli obiettivi finali di questo player trading che sta seguendo l'Inter. Credo di sì. Se andiamo a vedere anche a pochi chilometri di distanza da Milano, c'è una squadra che con il player trading ha cambiato per sempre, sono sicuro, la sua storia prossima e futura come l'Atalanta, hai dato una risposta concreta a quello che poi ovviamente mi hai chiesto. Perché se andiamo a analizzare nel piccolo l'Atalanta, la squadra probabilmente negli ultimi anni è stata la squadra che ha avuto le migliori prestazioni in Europa, di tutte le squadre italiane, senza andare a investire chissà quali grandissimo sul mercato. Negli ultimi tempi, andando a centellinare anche quelle che poi tra parentesi potevano essere le cessioni per poter consentire alla squadra di aumentare di giri, mantenere un certo tipo di competitività, e credo se non succederà a breve, succederà nell'arco del prossimo quinquennio, riuscirà a vincere anche qualcosa di importante, sono l'esempio lampante di quello che deve essere intrapreso in questo specifico frangente del calcio moderno, perché poi ha costruito, ha rinnovato il nuovo stadio, lo sta mettendo in piedi. Lo stesso acquisto di Musso, scusami Stefano se ti interrompo, aver visto una squadra come l'Atalanta in un periodo di Covid acquistare un portiere con denaro e senza compravendita, insomma, penso abbia fatto capire che lo status dell'Atalanta sia un altro. La soluzione dell'Atalanta al momento credo che a livello competitivo è secondo solo lì. Quindi è una realtà che se andiamo a analizzare, senza andare un po' troppo in là, però andando a vedere quello che ha fatto per la stragrande maggioranza, il 99% della sua storia, è qualcosa di inimmaginabile. Ma è un qualcosa che ovviamente è collegato a un progetto non solamente di player trading, di andare a battere mercati come quelli ad esempio nord europei, come soprattutto quello olandese, riuscire a trovare quindi delle gemme, dei calciatori come ad esempio i vari Gosens, che è stato acquistato da una squadra chiamata Heracles Almelo, pagato 800.000 euro, e se lo vuoi comprare oggi e se lo volevi comprare prima del Covid meno di 50 milioni di euro non andavi a pagare, vi fa capire che ovviamente un certo tipo di lavoro, un certo tipo di circostanze, un certo tipo di situazioni ha un senso. Ovviamente in piccolo ci sono anche altre realtà che stanno cercando di ripercorrere la stessa strada, e gli auguriamo di riuscire a raggiungere un livello importante. Viene in mente ad esempio Venezia, che sta facendo un tipo di ragionamento, un tipo di circostanza in miniatura di quello che ha fatto l'Atalanta. Però questo ci fa capire che analizzando quello che ha fatto l'Atalanta e comparandolo con quello che potrebbe fare l'Inter all'ennesima potenza, a un livello infinitamente superiore, è la strada giusta. Stefano, assolutamente Stefano, ci siamo fatti una lunga chiacchierata, ci hai dato tantissimi spunti, ci hai chiarito un tema che sicuramente sarà il futuro prossimo dell'Inter e credo anche di tanti altri club, quindi io spero che la nostra community abbia anche colto tutti i vari spunti molto interessanti all'interno di questa lunga chiacchierata. Questi saranno due contenuti, secondo me li chiameremo pillar, nel senso che a partire da questi poi andremo ad approfondire e tutti i nostri ascoltatori avranno materiale per poter poi capire anche le dinamiche a cui andremo incontro. Quindi io ricordo che abbiamo in descrizione i link per i due libri del nostro Stefano, tutti e due molto interessanti, ve li consiglio, li trovate qui sotto in descrizione. Vi lascio in descrizione anche il link per accedere a The Scouting App, per dare un'occhiata a questo nuovo progetto che vede coinvolto Stefano qui nostro ospite, molto interessante per gli appassionati di scouting e per i professionisti del settore del calcio. Quindi Stefano, io a nome di tutta la community di Passione Inter ti ringrazio tantissimo, quindi, per essere stato qui con me, per la tua disponibilità. Ti ringrazio Lorenzo, grazie ad Alessio per l'invito, è stata una piacevole chiacchierata e chissà se un giorno magari ci possiamo rincontrare per andare a continuare questo tipo di filo. Assolutamente, anzi io allora ne approfitto per chiedere ai nostri ascoltatori se avete delle domande, delle curiosità in particolare alle quali magari non abbiamo risposto o dei temi che vorreste approfondire, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Se avete delle curiosità, quindi cercheremo di portarvi nuovi contenuti e di approfondirli qui insieme. Vi ricordo poi come al solito, prima di salutarvi, di iscrivervi al canale, di attivare anche le notifiche così non vi perderete i prossimi approfondimenti, i prossimi aggiornamenti che arriveranno ovviamente
ovviamente sempre qui sul canale di Passione Inter. Mi raccomando, poi come al solito vi ricordo, trovate anche gli abbonamenti per poter sostenere il nostro progetto e per poterci permettere di portarvi sempre nuovi contenuti e nuovi approfondimenti. Mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima.